Buonasera, buonasera a tutti e a tutti, benvenuti nella redazione dell'Edicola del Sud. E oggi abbiamo aperto il nostro giornale con un tema importantissimo che peraltro ha scosso la nostra redazione ieri sera all'ultima ora e quindi abbiamo ripensato la prima pagina del nostro giornale mettendo in evidenza quanto stava accadendo in una fabbrica barese, del Barese, l'ex BRSI, che ha proposto il trasferimento da Bitrito a Catania dell'azienda e ha licenziato in tronco 78 dipendenti, di cui 70 donne. Un tema che sapete, quello del lavoro, per noi è molto importante da seguire. E vi annuncio che continueremo anche ad approfondirlo domani. Ma c'è un argomento che purtroppo da 2 anni è agli onori della cronaca quotidianamente, particolarmente poi per quanto riguarda il nostro neonato giornale, sì, negli ultimi 2 mesi. Ci ritroviamo a parlarne tutti i giorni. L'argomento è quello del Covid, quello della pandemia, che in questo frangente ci fa pensare agli ultimi co colpi di coda del virus, come peraltro abbiamo titolato nei giorni scorsi, ad un termine immediato o semi-immediato che ci consentirà di togliere le mascherine all'aperto, però quello che mi piace e ci piace con il giornale non trascurare mai è l'aspetto di responsabilità rispetto a come si deve affrontare questa vicenda. Un aspetto che riguarda tutte e tutti, ma che innanzitutto riguarda un tema fondamentale, che è quello del rispetto verso chi in questi ultimi anni la tragedia l'ha vissuta per davvero, perché la tragedia vera non è quella di stare in quarantena o chiusi in casa o affrontare la DAD, la tragedia vera è perdere una persona cara, un familiare. Noi abbiamo avuto l'onore di ospitare sulle nostre pagine la testimonianza di una donna fortissima, ma fragilissima allo stesso tempo. Francesca, che ha perso il marito di Covid nel 2020. Francesca è un'avvocata e io mi collego con lei. Lei abita a San Nicandro Garganico, nel Foggiano, e ha vissuto quella tragedia che sulla sua pelle ha significato in qualche modo anche la fine di un'esistenza, quella della vita di coppia, perché ha perso suo marito nel marzo del 2020. E allora Francesca, benvenuta innanzitutto, grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a voi. Francesca, ripercorrendo quanto accaduto, l'evoluzione della tragedia è stata anche quella di essere poi parte di una comunità, quella di donne che come te hanno perso il marito e di donne che come te, come hai potuto raccontare, hanno visto il proprio marito entrare, attraversare un corridoio, hanno visto chiudere una porta di ferro dietro di lui e non sapere più niente o non avere più contatto con lui fino al giorno in cui ti è stata comunicata la morte di tuo marito. È così? È così, esattamente è successo questo. E, niente, la mia famiglia è stata particolarmente colpita dal Covid nella prima fase, nella fase più dura, quella improvvisa, quella inaspettata, perché oltre a mio marito, 11 giorni prima di mio marito è morto anche mio suocero, sempre a causa del Covid, e tutta la famiglia di mio marito è stata ricoverata,
negli ospedali della, diciamo, della provincia tra San Giovanni e Foggia. E io stessa ho avuto il Covid, sono stata un po' più fortunata perché ho, diciamo, sono stata a casa. E poi il Covid ha significato anche per me, come dire, non poter assistere un padre che dopo un anno da mio marito è venuto a mancare anche lui, perché purtroppo negli ospedali non si poteva accedere e quando poi è stato ricoverato in un RSA non l'abbiamo potuto più vedere per 5 mesi. E quindi io dico sempre che il Covid, mi ha strappato in maniera diretta mio marito, ovviamente mio suocero, ma anche in maniera indiretta anche mio padre. Quindi la mia famiglia è stata particolarmente colpita da questa Peraltro in un tragedia. momento in cui della malattia si sapeva pochissimo e quindi diciamo c'è anche il rammarico di non aver potuto neppure comprendere quello che accadeva dall'inizio e c'è il dolore per come leggo e abbiamo tutti letto nella tua intervista anche di esserti confrontata con un'interlocuzione cruda, troppo dura, perché in quei momenti non c'era spazio neanche per il tatto o per la commozione. Certo, ovviamente, perché senza nulla togliere ai medici, agli operatori sanitari che vivevano insieme a noi nella prima fase della pandemia, questa situazione di incertezza, non sapevano neanche loro come muoversi. E quindi io, per carità, giustifico, però il dato di fatto è stato proprio quello che in una situazione normale. Si può accedere negli ospedali, far visita ai malati, in qualche maniera esserli vicini, invece in quella fase noi eravamo attaccati magari al telefono, ma per una sola telefonata al giorno di pochi minuti e in quella telefonata bisognava anche cercare di capire i termini tecnici, scientifici utilizzati da un medico e quindi eravamo anche noi, come dire, inconsapevoli di quello che stava succedendo. Abbiamo vissuto una situazione veramente paradossale e difficile. Che cosa provi oggi quando senti appunto parlare innanzitutto del disagio rispetto appunto a dover seguire delle regole per potersi salvare o per non potersi ammalare o della contestazione rispetto ad un vaccino che ti può salvare la vita? Ma guardi, io, come dire, mi pongo anche un po' nei panni degli altri e io non posso sapere il disagio che può provare una persona a livello psicologico vivendo comunque una situazione difficile. È logico che paragonandola ai morti e alle persone che non torneranno mai più dalle loro famiglie. Il disagio di dover stare chiusi in casa o di dover seguire le lezioni attraverso un dispositivo, diciamo, elettronico sono, diciamo, ben poca cosa. Però, sinceramente, voglio anche rispettare il malessere di tante persone che per varie ragioni soffrono di questa situazione. Certo, dà fastidio, in tutti questi mesi. Il dolore per la perdita di un familiare, di un caro, si ritiene che sia molto più, come dire, molto più grave di tutti gli altri disagi che le ristrettezze, le limitazioni di questo periodo, comportano. Quindi comunque c'è da un lato, come dire, la rabbia, però nell'altro lato, come dire, capisco perché anche noi stesse che abbiamo subito un lutto accusiamo insomma questo contraccolpo di queste limitazioni, di queste restrizioni anche oggi, perché neanche per noi può, come dire,
avviarsi una fase di rinascita. Ha mai sentito Francesca sentire sminuire il suo dolore? Ha mai avuto la percezione di dover provare anche imbarazzo nel raccontare il suo dolore? No, io sono stata fortunata perché ho parlato tanto del mio dolore, sono stata tanto ascoltata e tuttora vengo ascoltata perché io parlo giornalmente del mio dolore alle persone che incontro. L'unica cosa che mi dà fastidio e mi dà fastidio ancora oggi è il fatto che molti non credono che il Covid, uccida. Si ritiene che i morti siano morti magari per altre cause, ma noi sappiamo che non è così, perché per esempio mio marito era una persona sana, era una persona giovane, aveva 57 anni, non aveva patologie, è stato attaccato in maniera improvvisa da un virus ed è quello che l'ha portato via, così come a tante persone che ho conosciuto in questi 2 anni, di cui ne conosco le storie, e invece c'è tanta gente che dall'inizio continua a dire: ma no, ma sicuramente è successo qualcos'altro, soffrivano di altre cose. Insomma, questa cosa qua ancora mi dà fastidio, insomma, perché come, non lo so, non so, insomma, è una cosa che a pelle mi provoca ancora un po' di dispiacere sentire. Lo immagino. E non solo a me, non solo a me. Infatti, quando diciamo, parlava un po' in generale anche di quello che ha percepito e sa che hanno percepito anche altre donne e altri familiari rispetto ai lutti di questi 2 anni, io penso anche all'iniziativa che l'ha vista protagonista. Di cui abbiamo parlato sul nostro giornale, che è un'iniziativa editoriale, in cui la sua voce, insieme a quella, di altre donne, è rivolta al ricordo di uomini che non ci sono più, dei loro mariti. Com'è nata, questa intesa e questa comunità? Diciamo che questa forse è una delle cose belle che è sorta a causa di questa tragedia. Noi eravamo, ovviamente, trovandoci nella prima fase della pandemia, eravamo tutte chiuse in quarantena e quindi abbiamo vissuto anche i lutti e questo dolore da soli in casa. E ognuna di noi però pensava che ci fosse da qualche parte qualche altra donna che stesse soffrendo la stessa solitudine, lo stesso dolore per la perdita di un caro, nel nostro caso di un marito, di un compagno. E quindi piano piano io non ero iscritta a Facebook, mi sono iscritta soltanto nel settembre del 2020. E mi sono contestualmente iscritta anche al comitato Noi Denunceremo, e dove sulla pagina Facebook di questo comitato per la difesa delle vittime del Covid ho trovato tanti post di donne che come me avevano perso il marito, il compagno, anche alcune più giovani di me, più grandi di me, insomma, provenivano anche da tutta Italia, per cui c'era una varietà di realtà, di situazioni. E poi grazie a Laura Mambriani, che è di Sesto San Giovanni, che ha costituito un gruppo Messenger e mi ha invitato a partecipare a questo gruppo. All'inizio eravamo una quarantina di donne, poi qualcuna si è persa per strada, e siamo rimaste in 20 e già dal settembre del 2020 ed è un gruppo che poi via via è cresciuto, insomma. Si è aperto anche un gruppo Facebook, si è aperta una pagina Facebook dove ognuna di noi ha raccontato la propria vicenda, il proprio dramma. E poi da qui la conoscenza con la giornalista Laura Badaracchi che ci ha invitato, ci ha suggerito e ci ha aiutato anche a scrivere questo libro. Quindi la voglia di Quindi, condividere, la voglia di certo. testimoniare, la voglia in qualche modo di fermare quello che vi è accaduto attraverso uno scritto, ma anche di andare avanti, perché immagino Certo. che
Ormai siamo abituati a pensare, nonostante appunto le limitazioni, che quando un libro esce e nasce, cresce attraverso il confronto, con la gente, con chi riesce ad avvicinare, no? Sì, non è stato facile, perché molte donne, molte amiche erano molto restie a scrivere, ovviamente, non ce la facevano, però siamo riusciti a coinvolgerle perché abbiamo ritenuto che parlare, che mettere nero su bianco le nostre emozioni, il nostro dolore, la nostra sofferenza potesse non soltanto aiutarci, a metabolizzare questo dramma, ma anche come aiuto nei confronti di altre donne che magari ci avrebbero letto e quindi si sarebbero riconosciute nella nostra storia. Quindi non è soltanto come dire, un mezzo di autoaiuto, ma anche di aiuto nei confronti di altre persone. Questo è lo scopo, diciamo, del libro. Allora, io non posso che ringraziarla Francesca Cara e dirle Grazie. che siamo a disposizione e felici di accogliere e raccogliere ogni stimolo possa essere utile intanto a guadagnare rispetto per la memoria di chi è vittima ancora oggi, no? Di questa pandemia e non è un numero. Non è un numero di un bollettino e quindi questo è importante sottolinearlo, cioè Però dietro per un numero fortuna c'è un nome e cognome. ci sono tante persone che invece esprimono molta solidarietà, quindi c'è l'uno e l'altro, insomma, C'è per l'uno e fortuna l'altro. c'è l'uno e l'altro. Quindi ricordando Matteo, anzi Maurizio o Matteo? Matteo, No, Matteo. Matteo. Insomma, ma anche i Maurizio, Giovanni, Francesco, insomma, i nomi, che in questo filo di racconti si sono uniti anche attraverso le voci delle loro donne. Insomma, io ringrazio ancora, Grazie, ringrazio voi. Grazie e ci ritroveremo per continuare magari a parlare. Di un ricordo e di una memoria che in ogni caso dovrebbe averci insegnato qualcosa. certo, grazie a voi, grazie. Un caro saluto, grazie. Grazie, grazie, un abbraccio, grazie. E noi, amiche e amici, torneremo domani in edicola con il nostro giornale, quello che ha la carta bianca che non sporca, e la testatina blu. E vi ringrazio per averci seguito. Devo dire, insomma, che poi testimonianze come quella di Francesca sono quelle che poi ci riportano alla realtà e alla vita vera, che sicuramente non è quella che insomma, vogliamo filtrare attraverso notizie online o pagine di giornale, ma è la vita vera, quella che invece vogliamo testimoniare. Vogliamo portare a tutte e tutti voi nelle vostre case, perché ogni informazione, ogni nota che rappresenti un sentimento, che rappresenti un passaggio di vita sociale condivisa, per noi è veramente molto molto importante. Io vi ringrazio per averci fin qui seguito e vi do appuntamento a domani con Qui ed Ora.